Buongiorno. Buongiorno. Non fare queste cose. Buongiorno. Buongiorno. Aspettiamo ancora, ma già sta accettando tutti, sono già tutti collegati. Un momento, finiamo di accettare tutti gli ospiti e poi cominciamo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. 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 Continuiamo. Posso cominciare? No? Intanto comincerei allora. Va bene, mi dispiace per questa modalità a distanza, però sapete meglio di me che ormai le disposizioni ci impongono questo rapporto. Comunque, questa mattina all'alba la compagnia di Brindisi, dei carabinieri di Brindisi, coadiuvata, supportata da altri reparti territoriali e da altri reparti speciali dell'Arma, tra cui i cacciatori di Puglia, lo squadrone riportato cacciatori Puglia e il nucleo cinofili di Modugno, ha dato esecuzione a un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Brindisi su conforme richiesta della locale procura nei confronti di 19 soggetti indagati, tutti a vario titolo, per la partecipazione a una serie di furti aggravati e spaccio di sostanze stupefacenti, reati commessi nel 2019 nelle province di Brindisi e di Lecce. Dall'alba di questa mattina, appunto, sono state effettuate e eseguite queste misure. I 19 soggetti sono stati erano 17 a piede libero e due erano già ristretti, uno in carcere e uno nei domiciliari. E dei 17 che erano ancora a piede libero sono stati 7 tradotti in carcere e gli altri 12 tradotti invece agli arresti domiciliari. Le modalità più nel dettaglio dei furti, che riguardavano principalmente esercizi commerciali, negozi di abbigliamento e anche tentati presso uno sportello ATM Bancomat della provincia di Lecce, verranno illustrati più nel dettaglio dal tenente Colin. Poi, finita questa parte introduttiva, rimaniamo a disposizione per le domande che magari possono essere più attagliate alle vostre anche esigenze di cronaca. Va bene? Grazie. Vai. Sì, buongiorno a tutti. Allora, l'indagine che appunto è stata denominata Rieta per la modalità di esecuzione dei furti è stata condotta nel periodo maggio-dicembre del 2019, quando probabilmente ricorderete che ci sono stati registrati diversi furti e danni di attività commerciali. Noi siamo riusciti a individuare questo gruppo organizzato con un elevato grado di organizzazione, che ha perpetrato furti ai danni di una gioielleria, di un negozio di abbigliamento, questo in provincia di Lecce, di un punto SNAI a Tor Chiarolo, nonché il tentativo di furto al bancomat, all'ATM, dei sopralluoghi effettuati in provincia di Lecce, però consumato poi, cioè tentato di fatto a Cisternino.
In tutti i casi, fatta eccezione del bancomat, dove è stata utilizzata una marmotta, sebbene poi non andata a buon fine, per l'arrivo di una pattuglia dei carabinieri che ha interrotto l'azione delittuosa, tutti gli altri furti invece sono stati consumati con una refurtiva di considerevole valore, parliamo di cifre che ruotano intorno ai 30.000 euro. Parallelamente poi il gruppo nel periodo estivo, perché i furti sono stati registrati nella prima parte dell'indagine, quindi diciamo da maggio a luglio, nella parte estiva poi invece abbiamo registrato che lo stesso gruppo con vari ruoli e funzioni si è dedicato più all'attività di acquisto di sostanza stupefacente e successiva cessione anche di ingenti quantitativi. Qui abbiamo registrato invece modalità diverse anche in relazione alla sostanza stupefacente trattata. Quindi in particolare l'hashish aveva una provenienza dalla provincia di Foggia, in particolare a Cerignola, dove infatti oggi sono stati colpiti dall'ordinanza due soggetti, i quali hanno preso contatto con gli indagati brindisini e con punti di incontro nel Barese per poi appunto approvvigionarsi la sostanza destinata al mercato locale. Invece la sostanza stupefacente di tipo cocaina è stata approvvigionata da canali leccesi, in particolare di Lecce città, da altri soggetti. E la particolarità è che il gruppo era, come dicevo, un elevato grado di organizzazione perché questi furti sono stati commessi utilizzando piedi di porco, mazze e peraltro per guadagnarsi anche la fuga erano utilizzati dei distorsori di frequenza, i cosiddetti jammer, rinvenuto in una vettura utilizzata e se necessario, come è capitato, hanno anche utilizzato degli oli a quattro punte che sono stati buttati per appunto impedire e intralciare l'inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Prego, se volete fare qualche domanda per approfondire qualche particolare, siamo a disposizione. È possibile riepilogare i negozi presi di mira, le attività commerciali? Sì, Allora, l'attività parte dal furto consumato ai danni del punto SNAI di Torchiarolo la notte del 22 maggio 2019. Nella circostanza i malviventi portarono via due slot machine che poi furono tempestivamente ritrovate nel corpo della banda. E lì infatti si iniziò con l'attività di indagine, la denuncia dei tre soggetti che sul momento andarono a recuperare quelle macchinette. Da lì l'attività ci ha consentito poi di proseguire anche con attività di tipo intercettivo, arrivando a ricostruire con certezza almeno altri otto furti avvenuti, come diceva prima il tenente, avvenuti o tentati, quindi o consumati o tentati, avvenuti nelle città di Torchiarolo, Aradeo, Maglie, Cisternino e Fasana. E nonché appunto quello avvenuto pure ai danni dello sportello Bancomat. I negozi presi di mira erano principalmente negozi d'abbigliamento, perché poi i soggetti cercavano di utilizzare dei canali anche per ricettare la merce che rubavano, oppure in una circostanza è stato assaltato anche un negozio di materiale per la casa. E profumerie, basta questo genere. Ibridi. Ma quindi venivano Anche nella provincia. come scusi? E i soggetti brindisini sono della città o della provincia di Brindisi? Dov'è? Di che zona? Città, Brindisi città. Sono tutti di Brindisi città, tranne due soggetti originari di Cerignola. Per i quali siamo stati coadiuvati nella fase esecutiva dalla compagnia di Cerignola. Due cose, venivano asportati, quindi veniva asportato il materiale in vendita, nel senso capi di abbigliamento e
non denaro, al di là delle questioni. No, 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 perché le casse poi la notte erano per lo più tenute vuote, quindi l'obiettivo dei malviventi era quello che era esposto in vetrina principalmente, così come è avvenuto anche nelle notti scorse qui a Brindisi. Ok, ed è contestata l'associazione per delinquere o si tratta di un concorso? Allora, al momento stiamo procedendo per il semplice concorso, anche se non possiamo escludere che poi negli approfondimenti successivi che vorrà fare magari il giudice si possa arrivare anche all'associazione. Però al momento si parla di concorso perché i soggetti, diciamo, principalmente coautori degli eventi erano due, ai quali poi si associavano altri personaggi a seconda del tipo di delitto che volevano porre in essere. Cioè, parliamo di due esecutori e di una serie di complici, bassisti, ricettatori. Spalle che si alternava nei vari episodi a seconda se dovevano assaltare il negozio piuttosto che rubare la macchina o andare a tentare lo sportello banco. Ok. Ci sono donne? No, non ci sono donne. Non ci sono donne nella parte dei furti, diciamo così. Nella parte invece dello spaccio di sostanze stupefacenti sono state indagate anche due donne. Ok. Chiedo scusa, non so se mi è sfuggito un dettaglio, un passaggio. I furti avvenivano sempre con la tecnica della cosiddetta spaccata? Sì, sì, esattamente. I furti sono sempre stati consumati o tentati con la stessa modalità, quindi con la metodo della spaccata, utilizzando mazze, martelli e quant'altro, insomma, arnesi da scasso che permettevano di recare danni alle vetrate o comunque agli accessi delle varie attività commerciali. Ok, ok. E un solo episodio quindi ai danni di uno sportello con la tecnica della cosiddetta marmotta? Sì, esattamente. Fermo restando che appunto, come dicevo prima, soltanto il tempestivo arrivo sul posto di una pattuglia dei carabinieri ha interrotto questa azione delittuosa e quindi non è stata portata a termine perché praticamente era lì per essere consumata, perché il tempo trascorso era stato già sufficiente per consumarlo. Okay. Invece i furti d'auto erano finalizzati alle azioni delittuose o c'era anche un cavallo di ritorno, qualcos'altro che veniva messo in atto? No, erano tutti finalizzati a essere utilizzate poi per le future azioni criminose, tant'è che le macchine rubate erano per lo più macchine di grossa cilindrata o che avevano magari una capienza del portabagagli tale per inserirci vari oggetti rubati piuttosto che la macchinetta video slot asportata dalla sala scommessa. Quindi erano macchine abbastanza grandi e molto veloci. Tutte rubate nelle accese? No, le autovetture erano rubate qui a Brindisi, fermo restando che venivano anche utilizzate per fare attività di sopralluogo, comunque altre attività, diciamo, collaterali a quelle che potevano essere con la consumazione dei furti. Perché i furti consumati invece sono stati tutti registrati con un'autovettura che è famigerato BMW, che in quel periodo era abbastanza chiacchierato, insomma, noto. Ok, grazie. Spaccate mai, diciamo, realizzate, mai effettuate con, diciamo, l'ausilio della stessa vettura? No, sempre mazze, piedi di porco? No, come utilizzare la vettura come ariete? No, utilizzavano le mazze, no. Anche perché comunque la stazza fisica degli indagati era tale per cui riuscivano a infrangere le vetrate in poco tempo. Bene, forse l'avete detto e me lo sono perso. Quanti episodi in tutto? Allora, ai danni di esercizi commerciali tra consumati e tentati sono stati accertati 8 episodi, quindi 8 episodi per i quali i soggetti indagati sono stati rinviati a giudizio. I nomi degli arrestati in qualche modo? I nomi degli arrestati con le foto ovviamente parzialmente coperte. Sì, credo siano state già inviate. No, verranno inviate a termine della conferenza. Ok. I magistrati chi sono? Allora, la pratica, il magistrato di riferimento
Oggi è il dottor Negro. Vabbè, oggi, nel senso che oggi che gestisce la comunicazione, ma il titolare del fascicolo... No, nel senso che l'attività è passata di mano, quindi oggi attualmente è il dottor Negro. Attualmente è il dottor Negro. E il GIP chi è? Dottor Testi. Ok. Perfetto. Va bene. Va benissimo. Grazie, complimenti. Grazie a voi, auguri di buone feste, se non riusciamo più a vederci in altre situazioni. È stato un piacere. Grazie. Buone feste, buon lavoro a voi, grazie tanto. Grazie. Buon lavoro. E auguri. Grazie. Auguri.